Meravigliosi paesaggi e sogni di luce. Tutto questo è William Turner, sommo esponente del romanticismo inglese e precursore degli sperimentatori impressionisti. Di lui i contemporanei dicevano fosse solito dipingere con gli occhi e con il naso, oltre che con le mani. Turner mancava in Italia da oltre 50 anni. Oggi, grazie ad una collaborazione tra la Tate di Londra e il Chiostro del Bramante, ritorna. Dal 22 marzo al 26 agosto 2018, nel Museo di Roma saranno esposte 92 opere dell'artista. Acquerelli, disegni, album e una selezione di oli mai esposti prima, divisi cronologicamente in 6 sale. Un modo per esaltare il colore e la luce, le due ispirazioni fondamentali per la pittura di Turner. Al chiostro sarà esposta la parte privata dell'artista, detta Bequest, ovvero opere che lui dipinse essenzialmente per proprio diletto, come ricorda il curatore della mostra David Blaney Brown. Le opere che dipingeva per sé sono molto più sperimentali rispetto a quelle che faceva su commissione. Quella di Turner è una sperimentazione continua. Ciò che stiamo cercando di esplorare con questa mostra è proprio la qualità del progresso e della sua crescita artistica. Questa è essenzialmente una raccolta di lavori privati di Turner. And celebrate in this exhibition. Completa il percorso un videomapping a 360 gradi firmato Fabien Illiou, che trasporta lo spettatore nella mente di Turner, piena di impressioni, ricerca e libertà.